Lo scozzese John Niven è una delle voci più irriverenti della letteratura contemporanea. Per 10 anni ha lavorato in varie case discografiche per poi dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Collabora con il Times, l'Independent, World e Q Magazine, scrive sceneggiature e nel 2008 ha fatto molto parlare di sé con Kill Your Friends, definito dalla critica inglese il miglior romanzo dopo Trainspotting. Ora arriva anche in Italia, per Einaudi, il suo ultimo romanzo, A volte ritorno. Dopo essersi preso una vacanza di una settimana che corrisponde a 5 secoli di tempo terrestre, Dio chiede al suo staff di raccontargli cosa è successo in sua assenza. Il quadro è disastroso. Preti che molestano bambini, intere popolazioni che muoiono di fame, genocidi. L'unica soluzione, quindi, è rimandare suo figlio sulla Terra per sistemare le cose. Ecco che JC, che sta per Jesus Christ, piomba a New York senza sapere fare niente se non suonare la chitarra. Cosa fare allora se non partecipare a un talent show e utilizzare il canale mediatico per diffondere il verbo? Il resto sarebbe un peccato svelarvelo. 54esima edizione dei Grammy Awards, i famosi Oscar della musica. Come ampiamente pronosticato, grande protagonista è stata Adele. Alla giovane cantautrice londinese sono andati ben 6 Grammy, fra cui i prestigiosi miglior album per 21, migliore canzone e migliore singolo per Rolling in the Deep. Sono andati invece al cantautore del Wisconsin, Bon Iver, la palma di migliore nuovo artista e quella di miglior album alternativo. Altri grandi protagonisti sono stati i Foo Fighters, con 5 statuette, e, sul fronte degli artisti black, Kanye West, con 4 statuette. In apertura di serata, svoltasi allo Staples Center di Los Angeles, immancabile l'omaggio a Whitney Houston. Jennifer Hudson l'ha ricordata con un accenno di I Will Always Love You. Bonnie Raitt e Alicia Keys hanno invece voluto ricordare la regina del blues, Etta James, scomparsa lo scorso 20 gennaio. Ai premi Oscar ha ricevuto 5 candidature: miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura non originale e montaggio. E ai Golden Globes ha portato a casa il premio come miglior film drammatico, mentre il protagonista George Clooney quello come miglior attore. Insomma, il film di Alexander Payne, The Descendants, da noi Paradiso Amaro, pare darà del filo da torcere agli altri illustri candidati degli Academy Awards. Ambientata nell'isola Hawaii, la pellicola racconta le imprevedibili vicende di una famiglia americana che si trova a un bivio. Quando sua moglie entra in coma, Matt King, Clooney, dovrà riesaminare il proprio passato e fare i conti con le complicate incombenze del futuro, come ricucire il rapporto con le sue 2 figlie e decidere se vendere o meno la terra di famiglia, una striscia di spiaggia tropicale di inestimabile valore. Un film che promette di commuovere e che offre a Clooney un ruolo davvero coinvolgente. Dal 17 febbraio nei nostri cinema.